Buongiorno, in questo breve tutorial vorrei mostrarvi come fare a partecipare a un Meet senza avere il collegamento con un link direttamente da Classroom. Quindi, per esempio, nel caso in cui anche un genitore avesse dato un suo indirizzo di Gmail all'insegnante e viene invitato a partecipare a un Meet oppure gli stessi alunni, perché non in tutte le classi, per esempio, è stata attivata la Classroom, ok? Quindi come fare a partecipare a un Meet senza passare attraverso Classroom? Allora, abbiamo detto che per poter fare bisogna essere invitati da un docente, perché solo i docenti possono indire dei Meet. L'invito può avvenire in due modalità, o attraverso l'email, e a questo punto bisogna andare sulla propria email e andare a riprendere il link. Oppure può essere un invito che io vado a trovare attraverso Meet stesso, se è un promemoria, o il calendario. Andiamo a vedere adesso l'opzione calendario. Ecco, vedete che essendo un evento imminente mi è arrivata la notifica senza che io cliccassi niente, proprio per ricordarmi di questo evento. Se per sbaglio ho scacciato questa notifica, vedete che nel mio calendar è indicato questo appuntamento. Se io vado a cliccare su questo appuntamento, vedete che mi esce l'opzione partecipa alla videochiamata, quindi mi basterà cliccare in questo punto per essere immediatamente indirizzata al Meet in cui io devo essere presente. Cliccando partecipa alla riunione e aspettando che il docente mi dia il permesso di accedere, io parteciperò all'incontro con Meet.